Per molte persone il Festival di Cannes è un evento clamoroso, con i più grandi talenti del mondo sul tappeto rosso per la prima visualizzazione dei loro film. Tutti trascorrono le giornate rilassandosi sulle favolose spiagge della Riviera, bevendo champagne a fantastiche feste notturne. Ma per Christy H. Howe, la fondatrice e direttrice di Serenity Media Group, Cannes è un'esperienza totalmente diversa. Molte persone vengono al Festival di Cannes, ma per me, come produttrice, Cannes è il mercato del cinema. Sebbene molta gente in Cannes si diverte guardando film, produttori come Christie lavorano senza sosta per fare questi film ed aiutare a venderli così che si possa continuare a fare altri film. Il memorandum di He Xiao è pieno di incontri con scrittori, produttori e talenti famosi. Tutti vogliono alcuni minuti del suo tempo prezioso. Nata in Taiwan ed educata negli Stati Uniti, è una di queste rare persone in grado di comprendere i mercati del cinema asiatici ed occidentali. Ho fondato Serenity Media Group per creare un ponte tra l'Est e l'Ovest, per unire le due culture. Le capacità imprenditoriali e la strategia globale di He Xiao hanno attratto l'attenzione di investitori in Cina e negli Stati Uniti. Al momento sta mettendo insieme una struttura finanziaria che supporterà il suo fondo finanziario cinematografico per la bella somma di 150 milioni di dollari. Siamo molto fortunati di avere le risorse e le finanze per realizzare i progetti. La sua importanza finanziaria ed i suoi legami internazionali non sono i soli fattori a catturare l'attenzione del mondo del cinema. I progetti di Christie sono come una ventata di aria fresca in un'industria che a volte tende a concentrarsi esclusivamente in ciò che può generare denaro. Tutto ciò che facciamo è positivo, stimolante e rigenerante. Non è mai per i soldi. Voglio che i miei progetti mandino un messaggio internazionale per trasformare la gente da un punto di vista intellettivo ed emozionale. He Xiao ha deciso che il modo migliore per assicurare di avere il messaggio che vuole è di crearlo lei stessa. Ha scritto un libro per bambini, Il viaggio verso l'isola dell'arcobaleno, che promuove valori ed esempi adatti per i giovani. Ha presentato il suo libro ad una conferenza stampa estremamente affollata al Carlton Hotel, dove ha parlato a giornalisti, editori e produttori del suo libro di fantasia ed avventura. L'eroina del libro ha 11 anni e vive in un'isola magica che è minacciata dalle forze dell'oscurità. Ora deve avventurarsi nel mondo oscuro per recuperare i 7 cristalli sacri. Come recupera ognuno di questi cristalli sacri, incontra nuovi ostacoli e superando questi ostacoli diventa più forte. Il libro si sofferma sui valori principali in cui He Xiao crede. Uno dei messaggi che voglio esprimere è come si giunge ad una comprensione più profonda del potere personale di ognuno di noi e di come usare questo potere personale per realizzare ciò che è meglio per tutto il mondo. Christie H. Howe è una donna da seguire. Con il suo potere finanziario, la sua internazionalità, una visione forte e positiva, continuerà ad essere una forza da volersi riconoscere in Cannes. E con la sua tipica sicurezza, Christie sta già programmando per il futuro. Non vedo l'ora di ritornare a Cannes e camminare sul tappeto rosso per il premiere del Viaggio verso l'isola dell'Arcobaleno.